Salve a tutti, adesso vi farò vedere come poter installare TeamSpeak 3 per poter video, chattare e audio chattare con il movimento Zeitgeist Italia e anche con il gruppo Campania. E le istruzioni sono veramente semplicissime. Allora, cominciamo ad andare nel nostro browser. Scriviamo su Google TeamSpeak 3 e cerchiamo. Andiamo nel sito ufficiale. La prima voce sarebbe. Andiamo su Downloads, selezioniamo TeamSpeak 3. Selezioniamo a seconda del nostro sistema operativo Windows, Mac OS o Linux, oppure la versione 32 bit, 64 bit o una versione a 32 bit. Quindi installerò questa. Faccio download. Vado giù. I agree. E faccio su salvo. Ecco qui, quindi abbiamo il nostro file scaricato. Quindi andiamo ad installare. Next. Facciamo I agree. Lo installiamo sulle nostre preferenze, lo installiamo su tutti gli utenti del computer oppure installarlo solo per un gestore, un amministratore oppure se siete gli unici proprietari. Selezioniamo avanti. Facciamo avanti. Installa. Perfetto. Ora abbiamo TeamSpeak. Eccolo qui. Questo è TeamSpeak. In tutto il suo splendore, diciamo. Allora andiamo su Connection. Per collegarci al movimento Zeitgeist, ovviamente. Per seguire i podcast. Connect. Ci mettiamo i dati. Questo qui. Su address. Scriviamo ts.zeitgeist-movement.com. La porta è 9987, il mio nome è questo qui, la password è tzm. Facciamo su collega. Collegato. Perfetto, siamo collegati. Un'altra cosa molto importante. Facciamo il setup dei wizard come se fosse la prima volta. Facciamo, vi apparirà questa prima schermata inizialmente, cioè che io adesso l'ho installato, l'ho disinstallato e l'ho reinstallato. A voi vi apparirà questa. Fate su Next. Scrivete il nome utente. Vi consiglio di scrivere prima il vostro nome utente, prima il vostro nome reale. In questo caso ho scritto Wikintosh, però l'ho annullato. E poi tra parentesi scrivere la città e il paese di provenienza. Fare su Next. Impostiamo il push to talk. Cos'è il push to talk? È un tasto che vi permette di parlare senza che si generino problemi di eco o altri problemi appunto. Io l'ho selezionato come tasto alt. Ci cliccate sopra e vi apparirà questo messaggio. Poi ci mettete alt, premete alt. Alt grep. Premete next. Fate il test della voce. Next. Speakers Mute, questo potete configurarlo per poter disattivare le casse del vostro PC. Io non ho assegnato alcun tasto. Vado su Next. Tutto fatto. Finito. Semplicissimo. Facciamo su Finish. Poi scorrendo su questa colonnina scorriamo tutti i vari chapters. Abbiamo il capitolo inglese, spagnolo, Repubblica Ceca, francese, Germania, tedesca e italiano. Vediamo che ci sono i utenti connessi. Io quando farò le riunioni Zeitgeist, sotto a questa voce, ovvero in basso a tutto, scorriamo tutta la pagina, sotto la voce User Created Channels, creerò un canale che si chiama Zeitgeist Campania. Doppio clic, do tu, e via. Ci colleghiamo. Per poter parlare si preme Alt Gr, e qui ovviamente c'è la chat. Questa è la chat di Welcome.
di benvenuto, ci scriviamo qui i nostri messaggi e premiamo invio per inviare. Ok, credo che abbia spiegato tutto. Se ci sono delle problematiche, contattatemi. Ciao a tutti!